Ciao amici, benvenuti nella recensione di Ukhnov 9, Awakening, un potenziale un cicino sprecato, ed adesso vi dico il perché. Prodotto da Namco, sviluppato da Refractor Entertainment, doppiato e tradotto in italiano, unica cosa positiva, disponibile per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, S e PC, in versione digitale e in versione fisica, la versione per PC ovviamente è solo in digitale. C'è la retrocompatibilità PlayStation 4 con PlayStation 5, Xbox One con Xbox Series XS. Supporto 4K sì, prezzo di lancio 50 euro, generazione avventura con piccole fasi stealth. Parliamo della trama. La protagonista del gioco è un'indiana che si chiama E. Arona. Praticamente Arona viene addestrata nel controllare e utilizzare il rovescio, una sorta di abilità che permette di manovrare il tempo. Purtroppo il rovescio è di interesse da una fazione nemica che cerca di padronirsene per poter controllare il mondo. Mi fermo qui perché sennò faccio spoiler o rovino colpi di scena. Prima invece dell'aspetto tecnico, ecco qui purtroppo iniziano i guai. Il gioco offre sì ambientazioni abbastanza varie e dettagliate, purtroppo però ci sono bug grafici di ogni sorta, ad esempio la compenetrazione delle texture. Mi sono capitati dei nemici che sono scomparsi tutto un tratto. Poi c'è anche il frame rate, molto instabile sia durante i filmati e specialmente nelle fasi di azione. Insomma, rovina un po' il gameplay. Per quanto riguarda i design dei personaggi e dei nemici, anche qui purtroppo non ci siamo. Sono poco dettagliati, le animazioni sono legnose e poi ovviamente la scarsità di nemici, cioè praticamente la varietà, la loro varietà, è veramente scarsa. Non si salva neanche il comparto sonoro. Nonostante tutto che abbia musiche ben implementate, i dialoghi sono fuori sincrono. Quindi praticamente c'è da fare parecchie patch per migliorarlo. E purtroppo questi problemi si riflettono anche sul gameplay. Quindi ecco qua. Il gameplay, che bello il gameplay. Peccato che di potenziale ce n'è, ma è tutto gettato al culo. Scusate la volgarità, ma ragazzi, ma bisogna dirlo. È un vero peccato perché i bug presenti, i frame rate che ho citato prima, rovinano l'esperienza offerta dal gioco. Sia chiaro, il gioco non include niente di nuovo, però alla fine il protagonista è dotato di questi poteri per controllare e manipolare il tempo. E può anche possessarsi dei nemici. Cioè, praticamente quello che voglio dire è che il gameplay offre molti approcci, permette di affrontare le missioni come si vuole, anche in modo tattico intelligente, però purtroppo i bug, i frame rate, più anche l'audio fuori sincrono, rovina purtroppo anche il gameplay. Cioè, insomma, fa storcere il naso. Poi c'è anche la scarsità di nemici, quindi si abbassa anche il livello di difficoltà, perché i nemici sono sempre quelli e le strategie ovviamente diventano sempre quelle. È stato fatto male, è stato fatto male. È un grande peccato perché l'uso dei poteri sulla carta era un'idea interessante, anche perché poi la protagonista può essere anche potenziata. Però questi problemi purtroppo rendono il gameplay meramente, meramente frustrante. Ed è un peccato, veramente un peccato, questo enorme scivolone. E mi dispiace perché io quando lo gioco, in definitiva dico, caspita, c'è un po' di Uncharted, c'è un po' di Tomb Raider, c'è un po' di tutto, però alla fine potrebbe essere anche divertente, però è una moda far uscire questi giochi pieni di bug, è una moda che io purtroppo ormai non sopporto più. Direi da passare alla sintesi per dirvi un no se consiglio oppure no Ukhnov 9 Awakening. Ci vediamo tra poco. Ah, sapete ragazzi, quando ci sono quei thriller che uno dice: oh, thriller interessante, gioco interessante, mi piace, provo a dargli un'occasione. Ecco, quando io ho visto il thriller di questo gioco qua, Ukhnov 9 Awakening dalla Bandai Namco, ho detto: ma sembrerebbe interessante, potrebbe uscire un bellissimo gioco, un titolo interessante. Certo, i viaggi temporali, il controllo del tempo, eccetera, eccetera, è una cosa che abbiamo già visto anche su certi film, su certi giochi. Non è che vuole includere qualcosa di nuovo. Sì, ragazzi, c'è un buco sulla maglietta causato dal mio cane, perché saltare via. Non vi distraete da qua, parliamo di questo. Allora, stavo dicendo, il titolo è interessante in sé, e in definitiva potrebbe essere anche divertente. Il problema è che tutta l'esperienza, in generale, viene rovinata dai bug grafici, dal frame rate e poi anche l'audio. Poche parole fuori sincro, con i dialoghi e tutto. Poi c'è
una scarsità di nemici, quindi non alza il livello di sfida, dove il giocatore dice, oh caspita, devo stare attento come usare i poteri, chi attaccare per prima. Alla fine sono sempre i soldati col bastone, i soldati col fucile, qualche scontro col boss, poche varianti, ma in definitiva sono sempre quelli. Cioè non ha, diciamo, non è che ti dice, uè, usa bene i poteri che ti stiamo dando e cerca di uscire dalle situazioni che noi ti proponiamo. È un peccato, perché quando giochiamo a questo gioco qua, da una parte si vede un po' che c'è un potenziale, ma è stato gettato da una realizzazione tecnica meramente, meramente fatta male. Bug, frame rate, cioè non ci siamo, non ci siamo. Poi per il prezzo venduto sicuramente non vale 50 euro, cioè 50 euro io non ce li spenderei. Magari non è detto che con qualche patch possono sistemarlo, per carità, va bene. Però non vale 50 euro, mi dispiace, ma non lo consiglio a questa cifra qua. Bene ragazzi, questa è la fine della recensione di Hucknov 9 Awakening, mi dispiace molto per questo titolo perché dal thriller mi aveva ispirato, e diciamo una delusione un po' alta. E niente, fatemi sapere nei commenti la vostra opinione su questo gioco, se caso ci avete giocato e se caso volevate comprarlo. Noi ci vediamo alla prossima, un saluto dall'uomo misterioso, da Lady Blue e dal vostro amico io, Bombe. E se volete visitare i nostri negozi consigliati, GameStar, Nerd Gravity, se volete fare una piccola donazione ad Adozioni, cammini di Citiglio. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti, bye bye.